Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una piccola storia. Un bambino una volta andò dal nonno e gli chiese: «Nonno, ma perché io a volte ho pensieri tanto belli e altre volte ho pensieri tanto brutti? Perché a volte desidero cose buone, ma poi ne faccio di cattive?» «Figliolo», rispose il nonno, «ciò che si combatte dentro di noi è come una battaglia fra due lupi. Il primo è malvagio, pieno di invidia, collera, angoscia, rimorsi, avidità, arroganza, sensi di colpa, orgoglio, sentimenti di inferiorità, menzogna, superiorità. Il secondo è invece buono, pieno di pace, amore, disponibilità, serenità, simpatia, verità e fede». Il bambino, un po' confuso, pensò per un po' e poi disse: «Nonno, ma chi vince dei due lupi?» E il nonno rispose: «Vince colui a cui tu dai da mangiare». Morale della storia: tutti noi siamo creati e fatti per amare, ma purtroppo, anche in forza del peccato originale, siamo attratti dal male e inclini a peccare. Se il bene vogliamo far trionfare, è importante badare ciò a cui vogliamo pensare e meditare. Se coltiviamo pensieri cattivi, mormorazioni e immagini brutte, nutriamo il lupo cattivo. Se coltiviamo pensieri sani, parole buone e immagini positive, nutriamo il lupo buono. San Paolo ci ha detto: «Tutto ciò che è buono, puro, onorabile, giusto, degno di stima e di lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri, e il Dio della pace sarà con voi». E tu, a chi stai dando di più da mangiare? Che il buon Dio ti benedica.